Ciao! Oggi voglio fare un video review sui nuovi liquid lipstick, Vice Liquid Lipstick di Urban Decay, che sono appunto dei rossetti liquidi a lunga tenuta waterproof. Assolutamente waterproof, infatti dovete toglierli con lo struccante bifasico perché con l'acqua micellare e con le salviettine struccanti non li togliete, cioè proprio non ce la fate, perché si fissano e da lì non vanno più via. Sono stati molto criticati questi rossetti, ci sono pareri controversi su di loro perché comunque non tutte le tonalità si comportano allo stesso modo. Quindi io prima di acquistarli ho fatto una lunga ricerca su internet e ho scelto due colorazioni con due finish diversi, due colorazioni diverse fra di loro, che però venivano recensite molto bene. I finish appunto sono due, esiste il comfort matte e il finish metallico e io ho voluto appunto prendere uno di un tipo e uno di un altro. Il prezzo di questi rossetti liquidi è di 19 euro, lo trovate sia sul sito di Sephora, ma ci sono solo 12 tonalità, che sul sito di Urban Decay, dove li ho acquistati io, dove ci sono comunque sempre le spedizioni gratuite e quindi li ho pagati 19 euro l'uno senza il prezzo delle spedizioni. I rossetti che ho preso io appunto sono uno col finish metallico che è Amulet, che è questo rosa prugna antico con un finish perlato metallico, ma che è molto molto particolare sulle labbra, mi piace tantissimo. Lo sto usando molto tutti i giorni perché comunque è un colore super portabile. Lo vedrete sicuramente all'opera con una applicazione velocizzata perché comunque io ci metto un po' a applicare i rossetti liquidi. Questo appunto è un colore bellissimo a mio parere che dura 4-5 ore all'incirca. Dopo un po' questo tende leggermente a sgretolarsi, che è una delle loro pecche. Ha una formula un pochino liquida, quindi questa è un'altra delle loro pecche che ta a tanti non piace. In realtà io mi sono trovata bene con questa formula. È liquida, sì, ma tanto io la prima passata la faccio comunque molto leggera per creare più che altro il contorno e per uniformare le parti delle mie labbra che non sono perfettamente simmetriche, che quindi devo cercare di eguagliare. E il colore però secondo me è spettacolare, questo finish metallico è bellissimo. L'altro invece è Rocksteady, che è un rosso scuro assolutamente opaco e un rosso scuro con un finish, scusate, con un sottotono freddo, bellissimo a mio parere, secondo me anche con un trucco occhi leggerissimo, si può usare anche diciamo di giorno. Questo ha una finish, ha una, scusate, una texture, una formula molto più cremosa rispetto all'altro e è anche molto più duraturo. In realtà anche qua io faccio una passata leggerissima che non copre perfettamente le labbra per uniformare, dato che il rosso comunque non è proprio semplice da stendere, e poi successivamente vado ad applicare una passata più ritocco, diciamo, per creare il vero e proprio colore. Questo appunto ha una durata molto più lunga, sulle 6-7 ore, sono impalpabili. La cosa che non dovete fare è iniziare a toccarvi le labbra, a premere le labbra una con l'altra, perché sennò poi create appunto quelle parti diciamo, che si sgretolano. Quindi io cerco di stare diciamo, abbastanza immobile in 2-3 minuti, dove si va a seccare il prodotto, ma non va a seccare assolutamente le labbra. Le va a seccare pian pianino col tempo, ma non immediatamente, cosa che invece tante tinte, tanti rossetti liquidi fanno. Altro consiglio che vi posso dare è quello di applicare sotto una base. Io sto utilizzando questa di Urban Decay, che ho preso recentemente, che si chiama Ultimate Ozone. È praticamente un matitone tipo ceroso che vado ad applicare non solo sulle labbra, ma fuoriesco dal contorno labbra in modo da rimuovere velocemente eventuali sbagli, perché sennò appunto dovete utilizzare il bifasico, magari se avete il fondotinta sotto andate a fare un pasticcio. Con questa invece si vanno sia a lisciare perfettamente le labbra, quindi eventuali pellicine si minimizzano, le rughettine vengono rimpolpate, va a far durare ancora di più il
il rossetto e la stesura è ancora più semplice, quindi io questo lo sto utilizzando con tutti i rossetti perché mi piace un sacco. La makeup artist di Urban Decay me l'ha fatto scoprire e io l'ho provato, ho detto ok, deve essere mio. Quindi in definitiva io vi consiglio questi Bias Liquid Lipstick, facendo attenzione appunto alle varie recensioni, ai vari swatches, per vedere quali sono i colori che hanno una performance migliore. Ecco, questi erano fra quelli recensiti al meglio, quindi se vi piacciono questi due colori assolutamente ve li consiglio. Se vi può piacere un video su tutte le mie tinte labbra, i rossetti liquidi opachi, eccetera eccetera, con anche quelli che arriveranno, perché sicuramente quelli di Kat Von D non voglio perdermeli, fatemi sapere se vi può interessare un video del genere, che ho intenzione di farveli vedere, magari se riesco swatchandoveli uno a uno per farvi vedere i vari colori, le varie formule eccetera eccetera, e darvi una recensione veloce di ogni singolo prodotto. Quindi scrivetemi qua sotto se vi può interessare un video del genere, e ovviamente se avete delle richieste da farmi su un video in particolare, sempre scrivetemelo nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!